Festa e fuochi d'artificio, ma purtroppo anche disordini per la vittoria dell'Italia nella semifinale degli europei. I migliaia si sono riversati in strada ieri sera, subito dopo il rigore realizzato da Jorginho che ha portato la nazionale alla finale di Wembley. Una festa spontanea con caroselli di auto e motorini in vari punti della città. Non sono mancati però i momenti di tensione, quando l'entusiasmo ha travalicato i limiti. A farne le spese una giovane agente della polizia municipale che ha ricevuto una bottiglia in testa ed è stata refertata al pronto soccorso con 10 giorni di prognosi, ma sono stati danneggiati anche un mezzo della municipale e altre auto in sosta. Un giovane pratese 21 anni è già stato rintracciato e denunciato per danneggiamento, altri due sono in fase di identificazione. È successo in piazza San Marco, dove centinaia di persone si sono date appuntamento per festeggiare, sparando anche fuochi d'artificio dal centro della piazza. Qui si sono vissuti momenti di forte tensione. Alcuni video sui social mostrano un mezzo della polizia municipale di rientro da un intervento che si fa strada a fatica in mezzo alla folla nonostante la sirena. Alcuni ragazzi montano sul tettuccio. Gli agenti all'interno del mezzo hanno chiamato rinforzi e nel giro di poco numerose pattuglie della municipale sono intervenute. È stato in questo frangente che qualcuno ha colpito con una bottigliata l'agente di 20 anni ferendola.